E come sempre concludiamo con un'altra grandissima cuoca e artista, Lady Chef. Sono due le cose, o riesci a mettere, esatto, È è emozionata anche emozionante. lei. Chiudiamo e poi diamo la linea a Udine, grazie. Allora, con la Silvana stasera abbiamo un piatto che fa parte della tradizione friulana, Sì, brodata e sì. musette, Ho insomma, letto con un po' l'altro di giorno. polenta, anche con l'aggiunta Certo, della insomma, un po' polenta. di coreografia ci vuole, no? Ho letto che essere friulani è una religione, e secondo me questo è il nostro pane. Ah beh, Beh, è bella sicuro. come battuta, no? Perché siamo È certo. abbastanza, dopo quello che ha detto di noi Paolo Villaggio, Ah beh, era in riferimento a andiamo quello. due estremi, Esatto. certamente. Allora. Va bene, allora noi abbiamo la nostra brodata perché è il momento giusto. Brodata DOP, questa è di Sì, origine perché ho la nostra. fatto il musetto. Ebbene, e come la andiamo a preparare? In due tempi, cioè prima prendiamo il cotechino, lo cuciniamo a parte così lo sgrassiamo un attimino, no? Mentre la brodata, tagliamo la nostra pancetta a pezzettini, mettiamo dentro la brodata, qui ci vuole un tempo di cottura molto alto, cioè passiamo a un'ora. Allora, abbiamo di nuovo che la cipolla si è ben asciolta, la brodata, prendiamo il nostro cotechino, togliamo la pelle e ributtiamo dentro insieme la brodata che proprio si deve amalgamare insieme. Il tutto tra una storia e l'altra vanno via 2 ore di Io vedo che ci ha cottura, messo anche lente, lente, lente. la polenta in Sì, questo beh, qui caso, ho che fatto sia la un polenta perché insomma mi sembrava giusto ottimo tris. non metterla, Che insomma. vinello ci mettiamo? E mettiamo nonostante che sia acidulo un po' questo, un Cabernet Franc ci va veramente bene. Perfetto, vediamo se ci sono altre notizie, ma non mi pare, no. Quindi il telegiornale dalla redazione di Pordenone si conclude qui. Dopo il break pubblicitario, linea passa al collega di Udine Franco Terenzani per il TG Friuli. Alla prossima.